Ma se ne parla da tanto, ora si fa. Noi avevamo, come dire, un impegno con i cittadini, essere all'altezza di provare a fare la città che immaginavamo. La città oggi si tiene compatta, coesa, diventa più bella, dall'anello del centro storico alle nuove piazze, l'anello più largo che allarga il centro ai borghi storici, San Giuliano, il Ponte di Tiberio, si allarga al centro perché Piazza Malatesta verrà liberata dalle auto e il Teatro Galli dialogherà con la Rocca, si allarga verso il Borgo San Giovanni, poi c'è l'anello più largo del tessuto del centro urbano dove dal villaggio Primo Maggio si prenderà la bicicletta e si arriverà in tutta sicurezza passando sotto la Statale 16 all'Arco d'Augusto in centro. Quindi una idea di città che cuce le periferie e mette al centro anche l'identità della nostra città. Pensate alla bellezza che abbiamo. Se voi state lì nell'angolo da Sigismondo e Cairoli vedrete una nuova piazza che fa dialogare il complesso degli agostiniani del Settecento, dove dentro c'è il nostro liceo musicale, sono i bambini che suonano, i violini, straordinario, il Teatro degli Atti, la chiesa di Sant'Agostino con il 300 riminese. Nel 300 nel mondo c'erano scuole pittoriche in Italia uniche, a Rimini, a Siena e a Firenze. Noi siamo, come dire, in quel momento lì, nel 1300, una delle potenze di bellezza del mondo. La scuola pittorica del 300 riminese è una scuola tra le più, forse la più importante del mondo insieme ai senesi e ai fiorentini. Qui dentro ci sono i tesori del 300 riminese, nella chiesa di Sant'Agostino. Per troppo tempo abbiamo abbandonato la nostra identità di bellezza, la nostra cultura. Dobbiamo sentirci parte di una storia anche attraverso i luoghi riscoperti. I luoghi riscoperti tolgono il degrado. Una piazzetta restituita alla vita allontana il degrado. I negozi possono mettere fuori il deore, le sedie, i tavolini. Quindi la bellezza produce economia, la bellezza produce socialità, la bellezza ci ridà il senso della storia di questa chiesa straordinaria che è Sant'Agostino, che è nel complesso degli agostiniani, che oggi vive di una nuova vita e anche di nuovi contenuti.